Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Ma mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato da figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitolo 41. Passo a dire altro per ordine del confessore attuale. Io ubbidisco a manifestare i vari modi con cui il Signore mi ha parlato. A me pare che i modi con cui Dio mi parla siano quattro, ma questi quattro modi di parlare di Gesù sono assai diversi dalle ispirazioni. Primo, il primo modo è quando l'anima esce fuori di sé. Voglio però prima spiegare come meglio posso questo uscire fuori di me stessa. Questo avviene in due modi. Il primo è istantaneo, quasi un baleno, ed è così repentino che a me pareva che il corpo si sollevasse un po' dal letto per seguire l'anima, ma poi è rimasto lì. Ed a me è parso che il corpo è rimasto morto e l'anima invece ha seguito Gesù camminando per tutto l'universo, la terra, l'aria, i mari, i monti, il purgatorio e il cielo, dove tante volte mi ha fatto vedere il posto dove io starò dopo morta.
L'altro modo di uscire dall'anima, poi, è più quieto. Pare che il corpo si sopisce insensibilmente e resta come impietrito alla presenza di Gesù Cristo. Ma però rimane l'anima col corpo, ed il corpo non sente più nulla delle cose esterne, anche se si sconvolgesse tutto l'universo, anche se mi bruciassero e mi facessero a pezzi. Questi due modi di uscire fuori di me stessa, così diversi, io li ho notati sensibilmente perché nel primo modo, dovendo io obbedire al confessore che veniva a destarmi, l'ho visto dal luogo dove mi conduceva Gesù, cioè o dai confini della terra, o dall'aria, o dai monti, o dal mare, o dal purgatorio, o anche dallo stesso paradiso. Anzi, mi pareva di non fare in tempo per far trovare l'anima nel corpo del confessore e quindi non poter obbedire, e pareva che così da lontano come io mi trovavo con l'anima, mi pareva, dico, che mi affaccendassi tutta, mi angosciassi e mi affliggessi, semmai non facessi in tempo a farmi trovare dal confessore, perciò a non ubbidire. Confesso però che mi sono trovata sempre in tempo e l'anima mi pareva che entrasse nel corpo prima che il confessore cominciasse a darmi l'obbedienza di destarmi. Anzi, dico la verità, che tante volte io vedevo di lontano il confessore che veniva, ma per non lasciare Gesù pareva che non pensassi al confessore che veniva. Ed allora Gesù stesso mi premurava, tornava con l'anima, a tornare con l'anima nel corpo per poter obbedire al confessore. Ed allora io mi sentivo una gran ripugnanza di lasciare Gesù, ma l'obbedienza vinceva, e lasciando Gesù, egli stesso o mi baciava o mi abbracciava o faceva altra cosa per licenziarsi da me. Ed io, lasciando il mio caro Gesù, gli dicevo: vado dal confessore, ma voi, mio buon Gesù, tornate presto, non appena il confessore se ne andrà. Questi dunque sono i due modi con cui l'anima pareva che uscisse dal corpo. In questi due modi di uscire l'anima, il Dio mi parla. Questo modo di parlare, egli stesso lo chiama intellettuale. Parlare intellettuale. Mi ingegnerò di spiegarlo. L'anima dunque, uscita dal corpo e trovandosi innanzi a Gesù, non ha bisogno di parole per intendere ciò che il Signore le vuole dire, né l'anima ha bisogno di parlare per farsi intendere, ma solo per mezzo dell'intelletto. Oh, quanto ci intendiamo benissimo quando ci troviamo insieme. Da una luce che da Gesù mi viene nell'intelletto, mi sento imprimere in me tutto ciò che il mio Gesù vuol farmi capire. Questo modo è molto alto e sublime, tanto che la natura difficilmente sa adattarsi a spiegarlo con le parole. Appena può dirne qualche idea. Questo modo di farsi intendere di Gesù è rapidissimo. In un semplice istante si apprendono molte cose sublimi che leggendo libri interi. Oh, quanto è maestro ingegnosissimo Gesù, che in un semplice istante insegna molte cose che ad un altro ci vorrebbero anni interi, seppure vi riesce. Perché il maestro terreno non ha potenza di poter tirare la volontà del discepolo, né di poterla infondere nella mente senza sfondo, senza sforzo e fatica. Ma in Gesù no. Tanta è la sua dolcezza, l'amabilità del suo tratto e la suavità nel suo parlare. E poi è tanto bello che l'anima appena lo vede si sente tanto tirata, che delle volte è tanta la velocità con cui corre presso a Gesù, che senza quasi avvedersi si trova trasformata nell'oggetto amato, in modo che l'anima non sa discernere più il suo essere terreno, tanto resta immedesimata con l'essere divino. Chi può dire ciò che l'anima prova in questo stato? Ci vorrebbe o Gesù stesso, oppure un'anima separata perfettamente dal corpo, perché l'anima, trovandosi un'altra volta circondata dal muro di questo corpo e perdendo quella luce che prima la teneva inabissata, molto vi perde e vi resta oscurata. Sicché se si volesse provare a dirne qualche cosa, non può dirle che rozzamente. Per darne un'idea, dico che mi immagino un cieco nato che non ha mai avuto il bene di vedere ciò che si contiene nell'universo intero e che per pochi minuti avesse il bene di aprire gli occhi alla luce e potesse vedere tutto ciò che contiene nel mondo: il sole, il cielo, il mare, le tante macchine, le tante città, le varietà dei fiori e tante altre cose che ci sono nel mondo, e dopo quei pochi minuti di luce ritornasse alla cecità di prima. Ora potrebbe costui dire distintamente tutto ciò che ha visto, potrebbe fare un abbozzo, dire qualche cosa in confuso. Ora, una simile cosa succede quando l'anima si trova separata e poi nel corpo? Non so se dico spropositi. Come a quel povero cieco non gli resterebbe la pena dell'aver perduta vista, così l'anima vive gemente e quasi in uno stato violento, perché l'anima si sente violentata sempre verso il sommo bene, tanta l'attrazione che Gesù desta nell'anima di sé, che l'anima vorrebbe sempre stare attratta nel suo Dio. Ma ciò non può essere, e perciò si vive come se si vivesse in purgatorio.
Aggiungo che l'anima non ha niente del suo in questo stato, è tutta operazione che fa il Signore. Secondo, ora mi ingegnerò di spiegare il secondo modo che tiene Gesù nel parlare, ed è che l'anima, trovandosi fuori di se stessa, vede la persona di Gesù Cristo, come per esempio da bambino, o crocifisso, o in qualunque altro atteggiamento, e l'anima vede che il Signore dalla sua bocca pronuncia le parole, e l'anima dalla sua bocca risponde. Delle volte succede che l'anima si mette a conversare con Gesù come farebbero due intimi sposi. Sebbene il parlare di Gesù è parchissimo, appena 4 o 5, e delle volte anche una sola parola, rarissime volte si diffonde qualche poco, ma in quel pochissimo parlare, oh quanta luce vi introduce nell'anima. Mi sembra vedere a prima vista un piccolo ruscello, ma guardando bene, invece di un ruscello l'anima vede un vastissimo mare. Così è una sola parola detta da Gesù. È tanta l'immensità della luce che resta nell'anima che ruminandola ben bene vi scorge tante cose sublimi e profittevoli all'anima sua, che ne rimane stupita. Io credo che se si unissero insieme tutti i sapienti resterebbero tutti confusi e muti ad una sola parola di Gesù. Ora, questo modo è più confacevole all'umana natura e facilmente si sa manifestare, perché l'anima, entrando in se stessa, si porta con sé ciò che ha sentito dire dalla bocca di nostro Signore e lo comunica al corpo. Il terzo modo che Gesù mi parla è quando parlando partecipa nell'anima la sua stessa sostanza. A me sembra che come il Signore, quando creò il mondo, ad una sola parola furono create le cose, così essendo la sua parola creatrice, nell'atto stesso che dice la parola, già crea nell'anima quella stessa cosa che dice. Come per esempio Gesù dice all'anima, vedi quanto sono belle le cose? Per quanto l'occhio tuo può scorrere sulla terra e nel cielo, mai troverai bellezza simile a me. In questo dire di Gesù, l'anima si sente entrare in un certo che di divino. L'anima resta tanto attirata verso questa bellezza ed insieme perde l'attrattiva per tutte le altre cose, che per quanto belle e preziose fossero, non le fanno nessuna impressione sull'anima. Quello che le resta fisso e quasi trasmutato in sé è la bellezza di Gesù. A quella pensa, di quella bellezza si sente investita e resta tanto innamorata che se il Signore non operasse un altro miracolo le creperebbe il cuore. E di puro amore di questa bellezza di Gesù spirava l'anima per volare nel cielo e bearsi di questa bellezza di Gesù. Io stessa non so se dico spropositi. Per spiegarmi meglio di questo parlare sostanziale di Gesù, dico un'altra cosa. Gesù dice: vedi quanto sono puro? Anche in te voglio purità in tutto. In queste parole l'anima si sente entrare in sé una purità divina. Questa purità si trasmuta in se stessa e giunge a vivere come se non avesse più corpo. E così poi delle altre virtù. Oh, quanto è desiderabile questo parlare di Gesù. Io per me darei tutto ciò che sta sulla terra se potessi essere padrona per avere una sola di queste parole di Gesù. Quarto modo che Gesù mi parla è quando trovandomi in me stessa, cioè nello stato naturale, mi parla in due modi. Il primo è quando trovandomi in me stessa, raccolta all'interno del cuore, senza articolazione di voce o di suono all'orecchio del corpo, Gesù internamente parla. Il secondo è come si fa da noi, e questo succede delle volte stando anche distratta oppure parlando con altre persone, ma una sola di queste parole basta raccogliermi se distratta o darmi la pace se sono turbata, a consolarmi se sono afflitta. Allora, la meditazione di oggi può sembrare forse un pochino distante da noi, perché riguarda appunto queste particolari esperienze mistiche di Luisa, ma non lo è, come vedremo. Anche questa innanzitutto è una conoscenza che per chi conosce un pochino la teologia mistica, in particolare quella dei dottori, può verificare come queste forme di manifestazione di Gesù a Luisa siano tutte ampiamente conosciute in teologia mistica e come quello che lei dice, appunto, che la prima forma di manifestazione di Gesù, che è appunto quello della visione che si chiama intellettuale, che è la più alta esperienza mistica che possa esistere, è appunto la più bella, la più fruttuosa e la più santificante per l'anima. Abbiamo visto che questa comporta sempre un rapimento,
A volte il primo, dice lei, è istantaneo, quasi un baleno, in teologia mistica si chiama questo proprio il ratto, quindi quando in un istante Gesù prende l'anima, la porta fuori di sé per portarla dove lui vuole, segue Gesù camminando l'universo, la terra, l'aria, i monti, eccetera. Altre volte dice che il modo con cui l'anima esce è più quieto, quindi non c'è un ratto, quindi una sorta... Certo, bisogna avere di rapimento violento, ma l'anima si acquieta ed il corpo si sopisce insensibilmente, quindi si tende, come dire, gradualmente quasi ad addormentare, ma dopo appunto che si cade appunto in questo sonno, si esce di sé e ci si trova alla presenza di Cristo. Ecco, dice Luisa in questo caso, però, perché mentre nel primo caso... E se uno legge Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, c'è cioè una vera e propria sospensione dei sensi e la parte superiore dell'anima, quello che tecnicamente si chiama uno spirito, esce proprio fuori del corpo e quindi il corpo si trova in uno stato che può sembrare anche morto, nel senso che diventa freddo, c'è una totale perdita dei sensi e di controllo su tutti i punti di vista. In questo secondo caso, l'anima dice resta nel corpo, quindi non c'è uno stato di totale... E fuoriuscita dal corpo della parte superiore dell'anima o dello spirito, però c'è comunque uno stato estatico, nel senso che, spiega Luisa, anche se mi bruciassero e mi facessero a pezzi e si sconvolgesse l'universo intero, il corpo non sente più nulla delle cose esterne. E questo chiaramente le persone che hanno vissuto questa cosa sono in grado di distinguerla molto molto bene. Chiaro che per noi è un po' meno, no? Ora però la cosa più importante che avviene in questo tipo di esperienza è la comunicazione di Gesù, che è la comunicazione più alta possibile, perché Gesù comunica con l'anima allo stesso modo di come comunica con gli angeli e di come gli angeli comunicano tra di loro, cioè per mezzo di locuzione intellettuale. Luisa spiega, l'anima non ha bisogno di parole per intendere ciò che il Signore vuole dire, né ha bisogno di parole per farsi intendere, ma per mezzo dell'intelletto. È una luce che Gesù dà nell'intelletto e mi sento imprimere in me tutto ciò che il mio Gesù vuol farmi capire. Questa è in assoluto la forma più alta e più grande possibile di contatto soprannaturale che si possa avere in questo mondo. Tanto è vero che in teologia mistica, attraverso questo tipo di contatto, quindi attraverso questa che si chiama tecnicamente visione intellettuale, può verificarsi l'esperienza unica, che è la visione intellettuale della Santissima Trinità, che è la massima forma in assoluto possibile di conoscenza di Dio che si possa avere in questo mondo. Le anime che hanno avuto questa conoscenza, quando rientrano nel corpo, sono prese da un dolore così forte che, appunto perché notano la differenza abissale che c'è tra lo stare immersi in Dio in questo modo e il tornare nel carcere, perché così diventa del corpo, che cominciano a prorompere in gemiti e in pianti, supplicando il Signore che ponga termine il più presto possibile all'esilio terreno. Ecco, e Luisa, per farsi capire, fa l'esempio del cieco, no? Che è come se il cieco aprisse un attimo gli occhi e vedesse un mondo completamente sconosciuto e che da un lato, e dopo poi ripiombasse nello stato di cecità, no? Quindi da un lato ha una felicità immensa, dall'altro ha una incapacità di descrivere tutto quello che ha visto, perché è troppo in proporzione al poco tempo che ha, e infine ha questa nostalgia immensa, perché dopo essere stato cieco e vedere la luce, tornare a essere cieco è una croce non indifferente, no? E Luisa, se opportunamente, dice: l'anima non ha niente del suo in questo stato, è tutta operazione che fa il Signore. Questo è dottrina purissima e verissima al 400%, perché, ripeto, chi conosce di queste cose spiegano benissimo Santa Teresa d'Avila e San Giovanni della Croce, che sono tutti e due dottori della Chiesa, e dottori della Chiesa per la dottrina mistica che hanno insegnato, quindi per come hanno parlato di queste esperienze, che ovviamente solo chi non soltanto ha i lumi del cielo, ma ne ha l'esperienza, come loro ne avevano, può parlarne adeguatamente. Ora, poi c'è quest'altra forma di molto alta, sempre che viene sempre in stato di rapimento, l'anima trovandosi fuori di se stessa, però
Però si vede la persona di Gesù che però parla. Attenzione, è un parlare che non si sente nell'orecchio sensibile. Quindi, a differenza della visione intellettuale, dove viene tutto quanto per via spirituale, quindi appunto attraverso locuzione intellettuale, quindi una luce che è infusa nell'intelletto attraverso cui si capiscono intuitivamente una montagna di cose senza bisogno di discorso. Qui invece Gesù parla, Gesù bambino, Gesù crocifisso, eccetera. E delle volte, bellissimo, succede che l'anima si mette a conversare con Gesù come farebbero due intimi sposi. Attenzione che in questa forma, questa è una forma questa è una forma non tanto rilevante per noi quanto importante per far capire cosa vive Luisa. Quindi, il parlare di Gesù è parchissimo appena 4-5 volte, appena 4-5 o 5, o delle volte anche una sola parola. Quindi fondamentalmente questa è un'esperienza di amore. Si mette a conversare con Gesù come farebbero due intimi sposi. Ecco, quindi, e però spiega anche che una sola parola detta da Gesù è tanta l'immensità della luce che resta nell'anima che, ruminandola ben bene, vi scorge tante cose sublime e profittevoli all'anima sua che ne rimane stupita. Quindi questa è un'altra forma altissima di comunicazione. Poi c'è un'altra forma di comunicazione, anche questa conosciuta e mistica, dice che quando Gesù parla, crea nell'anima ciò che ha detto, quindi è la comunicazione della sua sostanza. Molto bello l'esempio che fa Luisa, che dice: vedi quanto sono puro, anch'io in te voglio purità in tutto, e l'anima si sente immediatamente è ammantata di una purezza divina e sente un disgusto fuori del comune di tutto ciò che da questa purezza si disgiunge, no? E così delle altre virtù. Questa è un'altra cosa molto molto bella, questa è un'esperienza sommamente santificante perché lascia nell'anima gli effetti che la comunicazione della sostanza divina ha prodotto, che sono effetti assolutamente sublimi. L'anima resta tanto attirata, scrive Luisa, verso questa bellezza e perde l'attrattiva per tutte le altre cose. Quindi il resto comincia a diventare meno di niente. Per quanto belle e preziose, non le fanno nessuna impressione sull'anima. L'ultima forma è quella della locuzione. La locuzione che avviene in due modi. La locuzione interiore, quindi Gesù si muove all'interno e negli scritti di Luisa, questa è molto importante, molte volte le dice: allora Gesù, muovendosi nel mio interno, mi disse. Ecco, questa è la locuzione interiore, quindi si avverte chiara e distinta una voce che parla interiormente, però, e questa è la differenza che c'è tra un'ispirazione e la locuzione interiore. Mentre nell'ispirazione è un nostro pensiero, noi capiamo che è un nostro pensiero e a volte non riusciamo neanche a capire che è un'ispirazione, cioè è un pensiero santo, soave, bello, d'accordo? Certo che alcune volte è veramente la voce di Dio che ci parla dentro di noi, però noi non comprendiamo subito che è la voce di Dio, ci vuole discernimento, d'accordo? Perché questa locuzione si confonde, cioè nella nostra mente ha la stessa voce del nostro pensiero, diciamo così, per farci capire, no? Invece una locuzione interiore si ha quando l'anima sente chiarissimamente una voce distinta, diversa dalla sua, di cui lei è certa non essere la sua, che gli dice delle cose molto chiare, molto comprensibili, molto intelligibili, chiaramente con gli effetti divini, quindi in modo soave, lasciando la pace, lasciando la gioia nel cuore, eccetera, eccetera. Ok? L'ultima forma, quindi siamo nella quarta categoria, quella della locuzione, è la locuzione personale. Quindi è come si fa da noi, quindi si sente sensibilmente, quindi con le orecchie, la voce di Gesù. E questo lui può farlo in qualunque momento, quindi in qualunque momento può farci percepire la sua voce. Potrebbe farlo con chiunque, per questo che dico farci, e richiamarci, dici una parola, dici due parole, insomma, eccetera, eccetera, no? E ecco, queste sono le modalità con cui Luisa dialogava con Gesù. Cosa dire di tutto questo per noi? Numero uno, ripeto, tutte queste cose
Adesso, a prescindere dalla vicenda personale di Luisa, dall'eroicità delle sue virtù, che la Chiesa sta vagliando, però tutte queste cose, io dico da sacerdote, anche la prima volta che l'ho letto me ne sono subito accorto, da sacerdote che ha acquisito una formazione anche su questi campi della teologia, appunto la teologia mistica, tutte queste forme sono perfettamente attestate dai dottori della Chiesa, dai maestri di spirito. Quindi, uno. Secondo, queste forme di comunicazione sono oltremodo sicure e attendibili. Quindi questo significa che la veridicità. Dovete tenere presente una cosa. Se aprite gli scritti di San Giovanni della Croce e chiedete quali sono le forme di comunicazione più sicure, cioè quelle in cui più difficilmente può insinuarsi il demonio, troverete scritte due cose. Uno è la visione intellettuale, quindi quando, la prima, quindi quando Gesù ti comunica tantissime cose senza parlare, quindi attraverso impressione delle forme e delle idee nel tuo intelletto. Ma la seconda cosa è la locuzione interiore. La locuzione interiore è certissima. E moltissime volte quando Luisa parla delle esperienze, delle cose che Gesù gli ha detto anche nel regno della Divina Volontà, dice sempre: muovendosi Gesù nel mio interno. Quindi fa riferimento a questo tipo di. Quindi capite che questa conoscenza per noi è chiaro che adesso uno se vuole andare a verificare deve cominciare a prendersi le opere di San Giovanni della Croce e di Santa Teresa, se è in grado di capire tutto quello che dicono, insomma, perché sono anche di un certo livello, presuppongono la conoscenza adeguata della filosofia scolastica, e andare a verificare. Questo, capite, conferisce da un punto di vista oggettivo un crisma di elevatissima attendibilità alle cose che Luisa ci comunica. Primo. Secondo, vedere queste cose ci fa comprendere quanto è buono e quanto è grande il Signore. E certo, queste cose noi non possiamo e non dobbiamo desiderarle, d'accordo? Perché sono cose straordinarie, le cose straordinarie non possono essere oggetto di preghiere o di desideri, no? Anche perché le croci che portano queste esperienze sono grandi tanto quanto l'esperienza mistica lo è. Quindi, però contemplare la bontà e la bellezza del Signore, quindi vedere come, per farci capire, se potesse, il Signore lo farebbe con tutte queste cose. E questa sarebbe stata la vita di ogni uomo. E adesso noi non dobbiamo entrare nel regno della divina volontà, vi dicevo, oh, se entro nel regno della divina volontà Gesù mi appare e mi fa vivere l'esperienza della visione intellettuale. No, non dobbiamo fare questo. Però quando Gesù parla del regno della divina volontà, dice che queste cose che Luisa ha vissuto sono nulla in confronto ai miracoli, ai portenti, ai prodigi che Dio donerà e farà alle anime che entrano nel regno del divino volere. Perché il regno del divino volere non è altro che entrare, conoscere e fare nostro il mistero dell'amore di Dio. L'amore si comunica, quindi l'amore tende al godimento, al diletto dell'amato. È chiaro che, come Luisa spiega, qui non stiamo in paradiso, d'accordo? Quindi non si può, come dire, desiderare di rientrare nell'Eden, come ho detto altre volte, e di vivere felici e beati come se il peccato non ci fosse stato e come se niente fosse. Questo non è possibile. Però, certamente, sono molti i regali e le grazie che Dio riserva per coloro che entrano nel regno del divino volere. Ultima cosa, queste sono forme di comunicazione straordinaria, ecco, ma noi dobbiamo imparare, e su questo dobbiamo ben sforzarci e cominciare a rimboccarci le mani da subito, a comprendere i modi con cui ordinariamente Gesù parla a noi, che sono le ispirazioni, la voce della coscienza, il nostro cuore, e soprattutto, ordinariamente, la voce dei suoi rappresentanti. Quindi Gesù ti può parlare attraverso un'ispirazione, che è un pensiero che ti viene in un certo momento e che dobbiamo imparare a fare discernimento. Io ho fatto un corso di catechesi per questo qui. I pensieri che vengono dall'alto sono pensieri di virtù, sono pensieri buoni, oggettivi, e che lasciano nel cuore pace, serenità, carità, amore e affini. Non sono così quelli che vengono dal demonio o quelli che vengono da noi. Questo è per quanto riguarda l'ispirazione. La voce della coscienza è una cosa fondamentalissima, o il fondo del nostro cuore, chiamatela come meglio volete. Quando noi sentiamo
che è una cosa anche in teoria lecita, il nostro cuore ci dice fermo, non farla. Bisogna sempre seguire questa voce. San Tommaso d'Aquino dice anche quando fosse oggettivamente erronea, mai pensare di poterla eludere o perché noi con un nostro ragionamento ci convinciamo del contrario, oppure anche quando dovessimo andare a cercare qualche referente, anche autorevole, fuori di metafora, anche preti, che andassero attraverso i nostri ragionamenti a confermare una verità che andasse contro la nostra coscienza. Questo non bisogna farlo mai. Terzo, quindi fuori dei casi in cui ci venga detto qualcosa che è contro la nostra coscienza, oppure qualche anche autorevole rappresentante di Gesù racconti frottole o cose che sono contro la dottrina cattolica, sono casi del tutto eccezionali, potrebbe succedere. Fuori di questi casi noi dobbiamo pensare che ordinariamente Gesù ci parla attraverso i suoi ministri e dobbiamo ascoltarli. Tanto più quando essi avessero un ruolo nella nostra anima, tipo un confessore, tipo un direttore spirituale o cose di questo genere, o tipo una persona che io capisco benissimo che Dio me l'ha messa davanti per darmi aiuto. È evidente che fuori di questi casi abbiamo poi la parola di Dio ininterrotta, che è quella che pronuncia in tutti gli eventi della nostra vita, attraverso i quali ci pone dinanzi la sua volontà, e che proprio il progressivo cammino di ingresso nel regno dell'involere ci insegna a intercettare per poter dire continuamente, costantemente e ininterrottamente il nostro fiat. O Divina e Santissima Vergine Maria, siamo entrati oggi un pochino nel mistero del cielo, nessuno meglio di te, molto più di San Giovanni della Croce e Santa Teresa, era espertissima in queste cose, tu hai vissuto queste e tutte le altre forme di comunicazione soprannaturale, ecco perché Dio con te non ha avuto nessuna remora, nessun limite, ecco, nel donarsi e comunicarsi in tutti i modi possibili. Aiuta noi nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità, a comprendere le forme ordinarie con cui Dio parla al nostro cuore e alla nostra anima, e per essere appunto solleciti nello stare sempre ai suoi passi. E aiutaci, ecco, a non avere desideri malsani verso queste forme straordinarie, ma anche ad essere consapevoli che qualora dovessimo imbatterci in qualcosa del genere, evidentemente dovremo immediatamente poi avere la prudenza immediata di parlarne con chi abbia discernimento e autorità sulla nostra anima. Ecco. In ogni caso, che possiamo sempre comprendere che anche queste forme sono perle dell'amore di Dio e in questo mondo non sono mai grazie, come dire, totalmente fini a se stesse. Sono sempre doni particolari che il Signore fa a chi chiama però a delle forme più elevate di donazione a Lui, di lavoro per Lui, di sacrificio e di immolazione per Lui. E che sia sempre questo lo spirito con cui noi viviamo la nostra vita di seguella di Gesù e ricerca, ecco, e sforzo per entrare nel regno del Fiat Supremo, che è il regno di assolutamente di grandissima gioia e felicità, ma è anche il regno di grandissimo servizio e di immolazione in questo mondo, e unitamente alla triplice intenzione di Gesù, che è appunto la massima gloria di Dio, la conversione delle anime e la riparazione dei peccati, che come sappiamo si compie non soltanto in maniera in dolore, con le preghiere, con i giri, con le riparazioni interiori, ma anche divenendo amici della croce. Nella divina volontà vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vi benedico per aiutarvi, vi benedico per difendervi, vi benedico per consolarvi, vi benedico per liberarvi da ogni male, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico comunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, ave.